Apps Day 2014. Vota la migliore app italiana e il miglior gioco italiano e vieni a trovarci il 27 luglio all'Acquafan di Riccione per una giornata indimenticabile e super divertente. Benvenuti ragazzi a questa seconda puntata della nuova rubrica targata iPhoneItalia.com Top App of the Week. In questa puntata andremo a vedere le migliori applicazioni e i migliori giochi che sono usciti in quest'ultima settimana sull'App Store. La prima applicazione che vi segnaliamo è l'applicazione ufficiale di Zalando, il famoso sito di e-commerce che da qualche tempo in Italia sta riscuotendo un grande successo. Con questa applicazione potremo andare a scorrere tra il catalogo online del famoso sito che conta più di 1500 marchi, suddivisi in tre categorie, donna, uomo e bambino. Potremo fare una ricerca tra le categorie, potremo vedere cosa è disponibile tra le categorie, insomma, sponsorizzate, donna, uomo, bambino, potremo salvare i nostri oggetti tra i preferiti, andare a controllare le taglie, le misure, i colori disponibili, le recensioni, i dettagli sul prodotto, scorrere delle fotografie, zoomare, inserirle nel nostro carrello per poi andarle ad acquistare, inserirle tra i preferiti. Possiamo fare una ricerca del codice a barre del prodotto, possiamo condividere il nostro prodotto con Facebook, Twitter, email, messaggio, con AirDrop, se abbiamo disponibile un dispositivo con AirDrop. Insomma, avremo a disposizione tante possibilità per cercare i capi di abbigliamento preferiti e per scoprire sempre di più nuovi prodotti e poterli acquistare direttamente dal nostro dispositivo. Come seconda applicazione vi proponiamo un gioco molto divertente e anche molto goloso. Parliamo di Munchin Mike. Munchin Mike è un gioco a scorrimento verticale molto colorato e divertente. Lo scopo del gioco sarà quello di arrivare sempre più in alto possibile saltando su vari oggetti come ad esempio gelatine, caramelle, hamburger e avremo a disposizione vari cibi. Quando non riusciremo più a saltare su nessun cibo, cadremo inesorabilmente verso il game over. Ovviamente avremo a disposizione alcuni power-up, alcune personalizzazioni, dei costumi particolari e ovviamente la possibilità di tentare e ritentare, di stabilire insomma un record personale anche da condividere con gli amici, con il Game Center di Apple che viene supportato nativamente. Bisognerà solo fare attenzione alle cosiddette Skull Gum, che sono degli oggetti che troveremo lungo il percorso ai quali il nostro protagonista è allergico e quindi che ci faranno immediatamente ricominciare il gioco da capo, quindi ci faranno andare in game over. La terza applicazione è un'applicazione molto utile per tutti quelli che hanno bisogno di annotare qualcosa. Possiamo usarla durante una conferenza, durante una lezione, insomma, qualsiasi momento che richieda attenzione e prendere appunti. Allora, questa applicazione si chiama Recordium ed è un'applicazione che ci permetterà di effettuare delle operazioni aggiuntive alla classica registrazione vocale. Potremo andare a evidenziare dei momenti importanti in una registrazione così da trovarli in modo più semplice, inserire dei tag sempre nella registrazione, poter associare un'immagine o più immagini a un determinato punto della registrazione, sempre per associare i concetti, le idee, per ritrovare immediatamente quello che è stato registrato e potremo anche annotare le nostre considerazioni oppure delle parole chiave durante la registrazione. Ovviamente al momento della riproduzione avremo a disposizione la timeline della registrazione con tutti questi appunti, queste note, focalizzati come se fossero dei markers. Ovviamente potremo anche organizzare le nostre registrazioni, sincronizzare con iCloud il contenuto dell'applicazione, poter creare delle cartelle, delle sottocartelle, eliminare i file che non ci interessano, insomma gestire in modo semplice tutte le registrazioni, sicuramente in modo molto più versatile rispetto all'applicazione nativa per iOS. E questa applicazione funziona anche su iPad, quindi è in versione universale, quindi molto utile perché su iPad al momento non esiste un registratore vocale di default, ma bisognerà per forza installare un'altra applicazione.
La prossima applicazione che vi presentiamo si chiama iCrash ed è un'applicazione che viene messa a disposizione di tutti gli automobilisti e di chi chiede e diciamo pretende sempre più sicurezza alla guida. Allora, questa applicazione ci permetterà di ottenere rapidamente delle informazioni sul codice della strada, sul supporto su un guasto meccanico, officina, numeri di telefono utili, scoprire chi è dalla parte della ragione e chi è del torto in un incidente, chiamare la propria assicurazione, ottenere uno dei servizi collegati all'applicazione stessa. Per l'assistenza stradale, per qualsiasi tipo di imprevisto, potremo anche andare a dare un'occhiata al codice della strada, a compilare il CID, ci sarà una guida che ci aiuterà a compilare il CID in caso di necessità, avremo a disposizione tante sezioni utili per capire come comportarci in caso di incidente, se stiamo avendo a che fare con dei veicoli stranieri e se abbiamo bisogno sempre di consultare il codice della strada. Questa applicazione è molto leggera, quindi potremmo tenerla installata sul dispositivo, ovviamente in caso di necessità. L'applicazione inoltre supporta la localizzazione per fornirci tutte le informazioni aggiornate a seconda della nostra posizione, quindi le autofficine, le stazioni di servizio più vicine, i meccanici, gli elettrauti, i gommisti, insomma tutte le applicazioni che ci possono essere più utili in una determinata zona. L'ultima applicazione è un gioco ed è ispirato al famoso film in uscita nelle sale, Hercules. Allora, questo gioco ci catapulterà subito nel mondo dell'antica Grecia, dove dovremo affrontare e sopravvivere in un mondo fatto di azione e avventura. Dovremo affrontare le epiche fatiche di Ercole e combattere tutti i nostri nemici agguerriti e i boss finali. Il gioco si caratterizza subito come un gioco dello stile hack and slash, come ad esempio la saga di Infinity Blade, il tipo di gameplay è simile, noi dovremo scorrere sul display per poter infliggere dei colpi o delle combo ai nostri nemici, potremo anche utilizzare delle mosse speciali e proteggerci con lo scudo. Avremo a disposizione tante personalizzazioni, power up, una mappa con tutti gli eventi e potremo insomma utilizzare anche un'utile funzione di combattimento in gruppo che ci permetterà di essere più efficienti sul campo di battaglia avendo a disposizione fino a 5 amici dalla nostra parte. Ovviamente potremo anche giocare tramite le partite multigiocatore online o con i nostri amici e parenti. Bene, le applicazioni di questa settimana sono finite. Io vi ricordo che se avete qualche applicazione da segnalare potete farlo nei commenti oppure inviando una mail al mio indirizzo che apparirà. E niente, vi ringrazio per avermi seguito, io sono Francesco Siciliani, se volete seguirmi anche su Twitter lascio il mio nome utente. Noi ci rivediamo con i tutorial su iPhone Italia e iPad Italia, con gli articoli sui nostri tre siti e la settimana prossima con una prossima puntata di Top Up of the Week. Grazie a tutti e ciao! Se ti è piaciuto questo video, clicca mi piace, condividilo con i tuoi amici e iscriviti al canale se non l'hai già fatto. Queste tre cose ci aiutano a crescere e a proporre sempre nuovi video sull'iPhone di Apple come questo. Grazie!